Ciao ragazzi, buonasera, buonasera. Stavo tornando a casa e io sono uno che si fa molto trasportare dall'istintività, anche se sto imparando a controllarla, però questa voglia sfrenata che avevo dentro di fare questo video ha vinto. Perché provo sensazioni bellissime, non c'è nessun motivo vero legato a questo video, solamente una sorta di confessione a cuore aperto. E io nella mia vita, chi mi conosce sa che io ho sempre visto e vedrò sempre la vita come un cerchio. Quando stai lassù devi essere consapevole del fatto che ti devi godere il momento, ma con la consapevolezza che lassù non ci rimarrai per sempre. Quando ti ritroverai laggiù devi sapere affrontare il momento down, il momento della difficoltà, consapevole del fatto che quella difficoltà prima o poi passa e andrà tutto meglio. Questa è stata sempre la mia filosofia. Il cerchio, quindi la chiusura del cerchio nel contesto che vi sto per dire, si è avverata oggi. Si è avverata oggi perché oggi ho fatto il mio esordio personale nella trasmissione che è partita la scorsa settimana, Piazza d'Armi 1902, trasmissione interamente incentrata sulla Lazio che va in onda su Non è la radio. Ed è stato bello, senza nulla togliere a nessuno, senza nulla togliere alle persone che hanno fatto parte della mia esperienza radiofonica in quest'anno e mezzo, senza nulla togliere. Ora mi viene in mente Gabriele, mi viene in mente Giacomino, mi viene in mente Carlo, mi viene in mente Edoardo, assolutamente senza nulla togliere a nessuno di loro. Però oggi si è chiuso il cerchio e fare radio con Andrea e Gianluca e anche Alessandro, è tornare a chiudere un cerchio, no? Presente quando cominci a disegnare un cerchio, cominci da un punto e cominci poi a tratteggiare la circonferenza finché non torni al punto di partenza. Bene, oggi ho avuto la sensazione di essere ritornati al punto di partenza ed è stata, devo dire la verità, è stata emozionante, è stata una sensazione molto bella. Quel fare radio d'istinto, programmando poco, pochissime cose, quel vedersi in faccia e capire subito cosa voleva dire l'altro, la leggerezza. Devo dire la verità, mi sono goduto a pieno respiro questa puntata. Per me è un sacrificio enorme andare in radio, lo dico sincero, come lo è per tutti, però per me questo periodo lo è ancora di più, per tanti motivi, perché ho una stanchezza fisica enorme, ho davvero una stanchezza pesante, fortissima, dovuta forse a un accumulo per tutti gli anni che sono stati, in cui davvero mi sono diviso in 10.000. E anche oggi è stato un sacrificio pazzesco, però poi partire dietro al microfono con questi amici è stato bello, devo dire la verità. È stato proprio il film, la chiusura del cerchio. Io, appena siamo entrati in voce, nella mia testa si è subito ripartito il film di tutto quanto ed è stato bello, insomma. È stata proprio la chiusura di un cerchio, una sensazione di grande benessere per il quale ringrazio in primis ancora una volta Gianluca, Mozzarella, Andrea che mi hanno voluto comunque coinvolgere in questo progetto nonostante la mia disponibilità limitata per motivi di lavoro che adesso vabbè non vi sto qua a spiegare perché poco ve ne frega giustamente. Quindi è stata una bella trasmissione, se volete risentirla ragazzi andate su Non è la radio pagina Facebook, andate su Non è la radio pagina YouTube se volete rivederla, quindi rivederla o riascoltarla. Io torno a casa davvero stanchissimo ma con l'anima serena. Bene,
bello, bello. È la radio e Andrea e Gianluca che hanno dato a me. Ecco, devo dire la verità. Io me la sono proprio presa a pieni polmoni, me la sono respirata questa ventata d'ossigeno a pieni polmoni. Io, ragazzi, chiudo questo collegamento con un altro dato che oggi mi ha scioccato, dico la verità. Non me lo aspettavo e non riesco a spiegarmelo, sono sincero. Io non riesco a spiegarmelo. Improvvisamente, oggi pomeriggio, un'impennata di iscritti clamorosa. O vi siete sbagliati, siete venuti sul canale sbagliato, oppure io, ragazzi, oggi in un batter d'occhio ho superato i 1000 iscritti alla pagina. Ho avuto quasi 400 iscrizioni solo oggi. Ma perché? Cioè, datemi una spiegazione a questa cosa, perché onestamente quello che ho visto oggi non è... mediamente entravano 4-5 iscritti al giorno, delle volte 10. Oggi ci ho avuto un'impennata clamorosa con addirittura 400 iscritti, ragazzi, cioè numeri pazzeschi che mi hanno lasciato proprio, devo dire la verità, interdetto, al limite dell'imbarazzo. Poi capirai, io ci metto poco. Quindi, ragazzi, volevo proprio ringraziare tutti voi. Se qualcuno dei nuovi vedrà questo video, io volevo ringraziarvi, perché ripeto, non ho parole, vi devo solo ringraziare, perché è tutto bello, bellissimo. È stato una scoperta assurda vedervi tutti così tanti iscritti nel nostro canale YouTube. Sono sincero, troppi, guardate cosa vi dico. Era un obiettivo che mi ero posto di raggiungere nel giro di un anno. Ragazzi, qua dopo due mesi di apertura del canale stiamo già a 1000 e oltre, 1040 se non ricordo male. Calerete sicuramente dopo che vedrete i miei video, ma ci sta, sarà una fluttuanza che ci sta. Però intanto resta il fatto che io con 1000 iscritti mi sento a dare 1040 grazie a tutti voi, perché è davvero un ringraziamento che sento da fare di cuore a tutti voi. Vi mando un abbraccio, ragazzi, ovviamente anche nei prossimi giorni ci vedremo, perché incombe il campionato, domani c'è la live reaction di Lazio-Bologna, mi raccomando. Vi mando un abbraccio, grazie a tutti voi, ragazzi, buona serata a tutti voi.